In questo video di oggi, come abbiamo fatto nei giorni scorsi, parlando prima della questione portieri, poi dei terzini e anche della situazione Lautaro Martinez, vogliamo approfondire un tema specifico, restando sul mercato. Continuiamo a parlare di mercato semplicemente perché, nonostante il calcio in questo momento è fermo per l'emergenza coronavirus, come sappiamo, in realtà i dirigenti sono tutti al lavoro perché questo è il periodo in cui si cominciano a completare, a definire i primi colpi a parametro zero, quei calciatori che andranno in scadenza di contratto a fine stagione, e si pianificano, si cominciano a prendere informazioni in maniera seria, si cominciano a fare i primi piani e i primi progetti per il prossimo mercato estivo. Il mercato estivo sappiamo è sempre un mercato molto importante, quindi già in questo mese si cominciano a gettare basi importanti e ci sono movimenti importanti. Quindi, le società in questo momento si possono incontrare, non si possono incontrare, non ci sono gli incontri chiaramente con agenti e altre società, però questo non vuol dire che il mercato è fermo, anzi c'è più tempo per monitorare tutti quanti i calciatori, quindi tutte le società si stanno dando molto da fare per farsi ritrovare pronti poi quando il mercato riprenderà. Vedremo quando e come sarà poi sistemata, come sarà riformata questa nuova sessione di mercato dopo questa emergenza. Sarà sicuramente una sessione molto importante perché tante società dovranno fare delle rifondazioni, tante società dovranno muoversi in maniera importante sul prossimo mercato e sarà un mercato in cui bisognerà lavorare anche sulle idee. Diciamo così, con meno fondi probabilmente, anche se quello che stanno dicendo praticamente tutti i dirigenti in questo periodo e gli operatori del mercato è vero che ci saranno meno soldi, ma le società che hanno intenzione di investire in maniera importante su calciatori molto forti lo faranno a prescindere. Per cui prepariamoci come sempre ad una sessione di mercato molto importante. Dico questo perché è una premessa di un tema che toccheremo poi parlando dei difensori dell'Inter. Come detto, però, adesso parliamo della difesa dell'Inter e fare un punto della situazione globale ripartendo da chi è attualmente in rosa per capire cosa dobbiamo aspettarci, chi resta, chi va e chi è in bilico e cosa può succedere. Chi resta, io partirei da Danilo D'Ambrosio innanzitutto, perché è questione ormai di giorni, quando la situazione si calmerà, quando si potrà tornare a parlare in maniera più tranquilla di calcio. Danilo D'Ambrosio firmerà il rinnovo di contratto fino al 2022, un attestato di stima importante, un calciatore importante per Antonio Conte, innanzitutto perché è un jolly difensivo, gli permette di schierarlo in più ruoli e di cambiare modulo, è un calciatore che si dà molto da fare, che per Conte rappresenta una garanzia, soprattutto è italiano ed è molto importante dentro lo spogliatoio. Quindi D'Ambrosio resta e rinnova fino al 2022. Resta anche Andrea Ranocchia, lui ha un contratto fino al 2021. Al momento il rinnovo del contratto di Ranocchia non è una priorità per l'Inter, per cui non se ne sta parlando, però ci sono pochi dubbi sul fatto che resterà in rosa. Anche lui è un calciatore che viene visto molto bene all'interno dello spogliatoio, questo per Conte conta davvero, per cui anche Ranocchia resta, così come resta Bastoni, perché se ne sta parlando tanto in chiave mercato, soprattutto negli ultimi giorni, soprattutto in chiave Manchester City, molte voci sul Manchester City interessato ad Andrea, scusatemi, a Bastoni, ha un contratto fino al 2023. La cosa che balza un po' all'occhio è che in questo momento guadagna 300.000 euro all'anno, che chiaramente non sono pochi, però rapportato ad un calciatore titolare, è diventato ormai titolare in una squadra importante come l'Inter, sicuramente un ingaggio molto basso, seppur Bastoni sia un giovanissimo. Detto questo, l'Inter ha tutta l'intenzione di blindarlo, di metterlo al sicuro dalle voci di mercato, eccetera. Quindi si stanno già intraprendendo i primi discorsi per vedremo se prolungare, sicuramente per ritoccare l'ingaggio e adeguarlo allo status di un calciatore diventato di fatto un titolare nell'Inter. Si cerca di portare lo stipendio quindi a circa 1 milione a stagione, e in questo modo diciamo si mette sicuramente a tacere
tacere, si cercherà sicuramente di mettere a tacere in questa sessione di mercato qualsiasi voce di mercato, appunto, anche perché in questo momento non è ancora conveniente una sua cessione. Sappiamo che dobbiamo prepararci anche nei prossimi anni, magari a dover affrontare qualche cessione un po' dolorosa. In questo momento Bastoni, che è a bilancio ancora per una cifra molto pesante, non garantirebbe quella plusvalenza enorme che invece l'Inter conta di poter mettere a segno eventualmente tra qualche anno, fermo restando che comunque per Conte è un calciatore importantissimo, quindi eventuali offerte verrebbero prese in considerazione solo se realmente irrinunciabili. Il calciatore che sicuramente è più in bilico in questo momento tra i difensori centrali è Diego Godin, che ha un contratto fino al 2022, un ingaggio molto oneroso. Nella difesa 3 di Conte si è trovato un po' in difficoltà, secondo me personalmente nell'ultimo periodo è sembrato un po' in risalita, però in questo ruolo non lo vedo benissimo, ha mostrato anche qualche segnale di insofferenza in qualche partita, per cui non mi sorprenderebbe un addio a fine stagione, e in questo senso dobbiamo registrare già che ci sono diversi movimenti di società importanti all'estero che si sono mosse su Godin, appunto. Vengono segnalate in Spagna, c'è stata qualche timida voce sull'Atletico Madrid, lui ha lasciato molto a malincuore l'Atletico, la vedo al momento una pista difficile. Si è parlato anche del Valencia, un club ambizioso, ma anche questa difficile perché ha un ingaggio molto elevato Godin per gli standard del Valencia. Attenzione quindi soprattutto alla Premier League. Si è parlato del Manchester United che sta cercando un difensore forte, ma credo che virerà su un calciatore più giovane, il Manchester United. Attenzione invece infine al Tottenham con José Mourinho, che perderà un tassello esperto di cui parleremo tra poco e potrebbe puntare su Godin, quindi attenzione al discorso Premier. Dispiace, però di fatto è stato scavalcato anche da Bastoni, quindi dovessero restare tutti gli altri difensori, Godin è sicuramente il principale indiziato alla partenza. Un piccolo punto di domanda secondo me va messo invece su Milan Skriniar, contratto fino al 2023, anche lui ha avuto secondo me qualche difficoltà nella difesa 3. Diciamo un piccolo punto di domanda perché sicuramente è meno incedibile di un anno fa rispetto a quello che era un anno fa. Un anno fa l'Inter non si sarebbe seduta al tavolo delle trattative per nessun tipo di offerta, adesso il discorso è un po' cambiato, anche perché gli equilibri in difesa, l'Inter li ha costruito un ottimo reparto difensivo, e anche perché comunque Skriniar potrebbe garantire nelle idee dell'Inter una plusvalenza enorme. Dobbiamo vedere quali saranno gli effetti dell'emergenza coronavirus sui conti, quindi non possiamo mettere la mano sul fuoco in questo momento sulla permanenza di Skriniar, anche se nulla al momento ci fa pensare ad una sua partenza, però dobbiamo tenere questa ipotesi aperta, fermo restando che, come vi abbiamo riportato su passioneinter.com anche a gennaio, l'Inter su Skriniar fa un ragionamento molto molto semplice. Se calciatori come Maguire, per esempio, sono stati pagati sopra 80 milioni di euro, Skriniar non può valere meno di questa cifra, per cui l'Inter parte da queste valutazioni qui. Sono cifre molto elevate in un mercato come quello prossimo estivo, che sarà reso ancora più complicato da questa crisi post-coronavirus. Trovare tante squadre pronte a mettere sul piatto una cifra così importante sarà estremamente difficile, però come dicevamo, attenzione che quando una squadra importante vuole mettere a segno un colpo importante, comunque le risorse si troveranno lo stesso, per cui si è parlato anche per lui del Manchester City, che ha sempre tantissimi soldi nonostante i problemi col fair play finanziario. Io terrei più d'occhio in questo senso il Manchester United, che non a caso sta cercando un difensore, come dicevamo, forte, più giovane di Godin, e sta valutando seriamente Koulibaly. Quindi non dovesse riuscire ad arrivare a Koulibaly, teniamo d'occhio il Manchester United per Skriniar. Quindi teniamolo d'occhio, anche se lui non ha dato segnali di voler cambiare aria, anzi a Milano si trova benissimo. Credo che abbia ancora bisogno di tempo per poter
apprendere appieno per potersi centrare nell'Inter, nella nuova difesa 3 di Conte all'Inter. Per cui il piccolo punto di domanda ce lo giochiamo su Skriniar. Su De Vrij l'ho tenuto per ultimo perché è quello sul quale ci sono le notizie più fresche, ovvero negli ultimi giorni è spuntata la notizia, ancora non confermata ufficialmente, ma è così, di un passaggio di De Vrij nella scuderia di Mino Raiola. De Vrij ha un contratto fino al 2023 con l'Inter. Diciamo che quando un calciatore cambia procuratore ti fa sempre pensare male, nel senso uno può pensare cambia procuratore per cambiare squadra, soprattutto quando passi da un agente forte come Mino Raiola. I tifosi interisti chiaramente si sono un po' preoccupati. Io posso dirvi che il passaggio di De Vrij, comunque la collaborazione tra De Vrij e Mino Raiola non è necessariamente una cattiva notizia. Ci sono esempi di calciatori che comunque sotto la gestione di Mino Raiola sono restati anche per tanti anni nella stessa società e anzi hanno firmato rinnovi su rinnovi di contratto, per cui stiamo tranquilli perché De Vrij per il momento non ha dato segnali di voler partire, l'Inter non ha dato segnali di voler cedere De Vrij, anche se arrivato a parametro zero potrebbe fruttare un'ottima plusvalenza. La cosa a cui dobbiamo stare attenti, o comunque che dobbiamo tenere d'occhio, è che sicuramente con Raiola la trattativa per il rinnovo sarà un po' meno agevole e sicuramente De Vrij strapperà delle cifre per il rinnovo molto più alte, ma è anche abbastanza logico perché comunque secondo me De Vrij in questo momento è uno dei centrali più forti in assoluto in Europa, in tutto, calciatore completo che farebbe il titolare praticamente in ogni squadra e guadagna meno della metà di molti altri colleghi, quindi ci può stare che si sia affidato a Raiola per strappare a 28 anni un contratto molto importante in una fase cruciale della sua carriera. Questo era il punto sui calciatori in rosa. Che cosa può succedere invece in entrata, tenuto conto di quello che abbiamo detto? Un'ipotesi molto calda, come dicevamo poco fa, è quella legata a Vertonghen, un difensore molto esperto del Tottenham, in scadenza di contratto, difficile che rinnovi, non ci sono spiragli in questo momento, in questo senso. Diciamo che di fatto numericamente e in termini di esperienza andrebbe a sostituire Godin nella rosa dell'Inter, perché comunque come età anche Vertonghen non è più giovanissimo, con il vantaggio di essere un mancino e quindi questo permetterebbe a Conte di avere un'alternativa in più a Bastoni, che è l'unico di fatto mancino titolare, e quindi è un profilo da tenere sicuramente d'occhio e che piace molto, un altro profilo a parametro zero e questi, come dicevamo in apertura, sono giorni molto importanti per i calciatori in scadenza di contratto e quindi l'Inter sta cercando di portarsi avanti diverso rispetto ad altri club. Altri nomi caldi che l'Inter sta valutando, uno è sicuramente Kumbulla del Verona, calciatore molto molto interessante. L'Inter ha provato già a gennaio a chiudere l'accordo, a bloccarlo in ottica estiva, non ci è riuscita perché il Verona anche con la cessione di Rahmani al Napoli non ha più bisogno di mettere a bilancio plusvalenze ancora così importanti, per cui si è complicato un po' il discorso, ma anche perché comunque il Verona ha una lunga lista di club interessati e non sarà semplice. Come profilo sarebbe un profilo sicuramente molto interessante, giovanissimo, già abituato alla difesa 3 e quindi nell'Inter di Conte si adatterebbe presto. Credo sia difficile, nonostante l'Inter abbia ottimi rapporti col Verona e abbia già degli affari in corso, come Salcedo e Di Marco, che sono già al Verona. Quindi teniamolo caldo perché sicuramente un profilo che piace molto per caratteristiche tecniche e anche per costi dell'operazione, può essere un nuovo Skriniar o un nuovo bastone, diciamo così, per investimento e potenzialità, però come detto c'è molta concorrenza, una soluzione che magari può favorire l'Inter in questa corsa potrebbe essere quella di acquistarlo e lasciarlo un anno a Verona, in questo modo qui potrebbe guadagnare una posizione di vantaggio, è un'ipotesi sulla quale si sta ragionando, però come detto ci sono molte, molte società interessate.
Un altro profilo che piace tantissimo, Zanetti non lo ha confermato, ma lo ha fatto capire che l'Inter sta seguendo, comunque sta lavorando anche su Martinez Quarta, difensore del River Plate, un altro giocatore molto interessante, credo che anche per lui si potrebbe impostare un discorso di acquistarlo ora per lasciarlo poi un anno in un'altra società satellite, per cui teniamolo d'occhio. Voci anche su Ndicka, spero di averlo pronunciato bene, dell'Eintracht Francoforte, altro profilo giovanissimo, ma il profilo che io terrei particolarmente d'occhio in questo momento è quello di Armando Izzo del Torino, lo terrei soprattutto, lui lo vedo come un profilo molto interessante per l'Inter. La scorsa estate sono spuntate anche nuove voci nei giorni scorsi. La scorsa estate c'era stato un tentativo di scambio con Gagliardini. L'operazione non è andata in porto anche perché Conte ha voluto trattenere Gagliardini e comunque non si era riusciti a trovare una quadratura del cerchio. Adesso Izzo non è più così blindato dal Torino, anche se col Torino è sempre molto complicato trattare, si può tornare comunque a parlare, non è più incedibile, è un profilo che a Conte piace molto, è un profilo abituato alla difesa a tre, anche lui può giocare in più ruoli, è italiano, questo lo sottolineiamo sempre perché per l'Inter di adesso non è un dettaglio la nazionalità, non che non si compreranno più calciatori stranieri, però l'essere italiano, l'inserire un altro italiano nella rosa per l'Inter adesso è molto importante, viene considerato molto importante, per cui attenzione ad Armando Izzo che è uno dei nomi, secondo quello che abbiamo raccolto noi, più caldi e che piace di più sia alla dirigenza che allo staff tecnico. Per cui questa è la situazione sul mercato in uscita ed in entrata per quanto riguarda i difensori centrali dell'Inter. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e a tutti i canali social per non perdervi neanche una notizia, e ci risentiremo poi nei prossimi giorni con le altre news di mercato.